Ciao ragazzi, oggi ci troviamo a Lodi, praticamente anche se il giorno seguente alla nostra gita del Lago di Garda è cambiato totalmente il clima. Infatti ci godremo di questa nebbia pazzesca che... Questo grigiume che distingue la pianura padana da tutto il resto d'Italia. Ci troviamo in Piazza della Vittoria, alle nostre spalle il Duomo. Incomincio da qui e è ovvio che nei miei video c'è sempre rumore. Spero che si senta la voce. Adesso incominciamo a scoprire Lodi. Pronta? Pronti. E oggi con noi c'è anche Rallo, che è il nostro dog sitter. Quindi seguitelo su Instagram, su YouTube, dove vi pare, tanto è dappertutto. E con noi c'è Tobino. So I can move on. Pull me closer. Ci troviamo in Piazza della Vittoria, che però fino al 1924 era conosciuta come Piazza Maggiore. Le nostre spalle il Duomo di Lodi, ovviamente, che è anche conosciuto come Cattedrale della Vergine Assunta. Dopo vi facciamo vedere l'interno. Comunque, curiosità, lo sapevate che è l'edificio più antico della città? Sembra essere anche l'edificio più grande della Lombardia. La chiesa più grande, così pare. Così dicono. Dicono quantomeno. Adesso andiamo dentro. Non abbiamo fatto in tempo perché appena siamo entrati ci hanno detto stiamo chiudendo 5 minuti prima. E ci hanno sbattuto fuori. Quindi niente visita all'interno del Duomo. Continuiamo, andiamo verso il Tempio dell'Incoronata. Siamo davanti al Museo Civico dell'Incoronata, che si dice essere uno dei massimi capolavori del Rinascimento lombardo. Ora, se non mi porta via Toby, magari entriamo anche. Questa ristrutturazione è Palazzo Mozzanica o Palazzo Varesi, è uno dei palazzi più noti storici della città, ma ovviamente è ristrutturazione. Adesso proviamo a vedere se riusciamo ad entrare, e comunque dicono che abbia un cortile interno strepitoso e spero almeno di poterlo fotografare, almeno se convivo. È chiuso? Il palazzo, come potete vedere, è chiuso. La porta è chiusa, anche Toby è disperato, vero? Ti girano le balle, Tobino, che volevi vedere il cortile. Quindi andiamo a fare la pappa, Toby, andiamo a fare la pappa. Andiamo a fare la pappa. Ti devo raccontare una cosa. Allora, ci troviamo davanti alla chiesa di San Francesco. La curiosità di questo posto qua è che la facciata è rimasta incompiuta, cioè non avevano più voglia e basta, finita così, sai. Comunque al suo interno ci sono degli affreschi della pittura lodigiana che magari adesso riusciamo a vedere. Te ti interessa? Che dici? No, non gli interessa, ma noi sì. Quindi adesso noi entriamo a visitare la chiesa di San Francesco e ci troviamo in Piazza Ospitale. E quello è Rallo. Vi siete già iscritti al suo canale? Se avete fatto, disiscrivetevi, porta brutti contenuti. Poi uno che mangia con tutto quel posato. Basta. Niente, come al solito, la fortuna della nostra parte, ovviamente sono le 12, è luna e quindi le chiese sono chiuse. Chiusi perché niente, sono tutti a mangiare. Tutti a mangiare. Dovremmo andare anche noi, esatto. Ci stiamo andando anche perché Toby sta tirando come un forsennato. Così teso da mangiare. Un vaso. No, è un'insalatura. Vabbè, insomma, insalatura. Insalata, ovviamente. Noci, scaglie di grano e arancia. Vabbè, ok. Open just to get by.
ragazzi, il video di Lodi finisce qui, anche perché il meteo è iniziato ad anticiparci e di conseguenza sta venendo giù l'era di Dio e noi adesso torniamo a casa. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 19. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commentino e insomma noi ci vediamo settimana prossima. Alla prossima!